Allora, io nei social non ho mai dato peso a niente, tranne in una cosa che tuttora mi pesa. Mi sono sempre sentito messo da parte Messo da da parte. tutti, ma non solo, ma non dalla community, la community proprio black. Mi sono sempre sentito un po' quello, dai, Isabo, lo chiamiamo quando serve. Quando ne hanno bisogno. Sì, è brutto. Io ho sempre lavorato da solo. Ogni cosa che faccio non ho mai avuto bisogno di un altro influencer o di un altro creator per lavorare. Alcune volte vedo proprio anche loro magari stare in gruppo, ma mi sento proprio poco, poco cagato. Isabu prima mi stava dicendo che comunque è un ragazzo molto dolce, romantico, che non so Ah, se... voglio uccidermi così. Una cosa romantica che faresti all'amorosa cos'è? La sposerei. Ok. Hello everyone. Have you ever heard about Italian wines? As we know, the best wines are found in Italy. And now I present to you Altavilla, an Italian quality wine. Unique, soft, elegant, inimitable. Also available for parties, weddings, funerals and stuff. It's now available in Ghana. At Dabraka, behind CTFM Accra. Please contact 024-7012-088. Altavilla. Excellent. It's an altitude. Okay, un buongiorno, una buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sono le 5. Ok, sono le 5, come dice lui, quindi buon pomeriggio a tutti quanti. Buon Tony Vibes TV. pomeriggio. Come sapete, tifo Tony, tifo Vibes. Siamo sempre in cerca di belle vibes e oggi siamo qua con Isabo. Sapete che lui il capo delle vibes, esatto. lo sapete già. Allora bro, come va? Tutto bene bro, stiamo lavorando, siamo sempre active. Tutto a posto. Te invece come stai? Sto bene, dai, non ci lamentiamo. Piano piano ce la faremo. Prima stavi dicendo una Se cosa Dio che non mi vuole. ricordo. Hai detto una frase prima. Sempre avere pazienza nelle cose che fai. Eh Ma sì. poi ce la farai, no? Sì. Tempo al tempo, come Tempo si al tempo, dice. esatto. Oggi l'ho beccato al volo perché è qua nella nostra zona. Direi che non gli piace più le Marche, quindi è venuto qua Ah, no, in zona no, no. Emilia. Innamorato perso delle Marche, però purtroppo per lavoro devo spostarmi, venire in zone un po' più nord. Come trovi qua a nord? Come vedi la situa? A livello umano e possiamo dire un po' socievole. Sono abbastanza stupito, nel senso che comunque le persone non sono così tanto, cioè devi conoscerle, capito? Ognuno si fa per i fatti propri, ognuno cerca di lavorare. A livello invece lavorativo, economico, è importante. Cioè, io sono cresciuto in una piccola città chiamata Iesi, big up Iesi. per Iesi, 6035, non 059. Hai qualcosa contro il 059? No, amo tantissimo Finesse, il mio team, gli voglio un sacco bene. Big up a Black Mill, mio figlio. E comunque era difficile comunque farsi vedere comunque nel mondo dell'intrattenimento social eccetera eccetera, quindi per forza spingere e partire in posti dove questo lavoro gira, che è Milano, comunque Bologna, questi posti qua. Ok, quindi è stato un po' difficile, insomma, farsi vedere in quella piccola città che dici Iesi si chiama. È un colpo importante, però non sono stupito perché comunque noi abbiamo, dico noi perché Isabo non sono proprio solo io, capito? Isabo, tuttora c'è un grandissimo team dietro Isabo, c'è degli amici che mi sostengono. Poi all'inizio Isabo era composto da due persone, che ero io e un altro mio amico che si chiamava Samuel, che poi ha scelto un'altra via calcistica. Grandissimo calcio, cioè molto forte, tra l'altro giocare a calcio, e io ho continuato da solo. Pubblicavo tutti i giorni, ero ossessionato perché mi sono detto: ok, lui ha trovato la sua via, io cosa faccio? O resto qua? C'ho questo canale da 800 followers, non tantissimi, però comunque sono 800 persone che amavano i contenuti, quindi ho detto: ok, continuiamo da solo. Ho continuato, pubblicavo ogni giorno, ero comunque molto
molto, diciamo, decisivo su questa cosa, cioè nel senso a volte non facevo manco le, mi dicevano oh, andiamo, usciamo, no, devo registrare, o oh, andiamo a fare questo, no, prima devo registrare, devo pubblicare le due, ero molto focus. Poi è impossibile, io dico sempre che è impossibile che non arriva se lavori così tanto, capito? Quindi io mi sono spinto, è arrivato piano piano, comunque reso conto, c'è riscontro anche da altre città vicine, Ancona, Chiaravalle, eccetera eccetera. E poi boom, ho visto Verona, okay. Ho visto Roma, mm-hmm. Ho visto Milano, che è comunque nel piccolo, quindi si parla di 8.000, 10.000 followers. E ho detto, oh, funziona. È ora di... Cioè, in quel momento o macini, mm-hmm. Perché se ti fermi, ciao, tu pensi di essere arrivato ma non sei arrivato. Ma tuttora, pensi che hai raggiunto qualcosa ma non hai raggiunto niente. C'è ancora tanto da esatto, fare. Esatto, assolutamente, sempre. Wow. Allora, vediamo un attimo una cosa, prima di partire comunque a raccontare... Spiegaci... Chi è Isabo? Visto che prima stavi dicendo che comunque Isabo non sei solo tu, ma c'è un team dietro. No. Allora, Isabo è un personaggio che lavora sui social, il cosiddetto comico, barra conduttore, barra... Io cerco sempre di fare 3.000 cose. E, Isabo è composto da Abdullah Yenim, okay. Che sono io. Ok. Roberto Cardinali, che sono tutti i miei amici che ti cito, Roberto Cardinali, Malik, Samuel e Alex. Uh-huh. Sono tutte le persone che dietro ogni mio contenuto mi danno un'approvazione, mi danno quello che pensano, mi spingono. Quando ho iniziato io non avevo assolutamente niente. Fai partire che ho forse il più povero del nostro gruppo, quello che non ha quasi niente. Niente, zero. E che se quando gli dicevo, oh raga, guardate che c'è un po' di followers a Verona, mi dicono che mi vogliono vedere, ci sta comunque viaggiare, partire. Roberto prendeva la macchina del padre, per farti capire, un po' okay. Così, e noi partivamo. Uh-huh. Mi accompagnavano, mi sostenevano. Primo evento che ho fatto a Padova, mi hanno accompagnato, ci chiamo un lato lavoro, ci chiamo un lato scuola, capito? E quindi diciamo che io senza di loro non sono Isabo. Ok, capito. Forse a livello editoriale, lavorativo, comunque... La mia immagine la gestisco io, uh-huh. Però dietro, senza loro, penso che sarebbe stato veramente difficile andare avanti. Cioè, intendi spostamenti? Ma a livello psicologico proprio, a livello di testa, perché io ogni giorno parlo con almeno uno di loro. Uno di loro. Tra chi lavora, chi comunque è sempre impegnato. E mi rendo conto che se non hai... Cioè, adesso non tutte le persone sono vere, questo lo sappiamo, ma quando trovi quelle persone che veramente... ti amano perché tu non sei Isabo, ma tu sei Abdullah Yenimi. Uh-huh. Ti amano, ti vogliono bene perché tu non sei il TikToker o la persona che ha i follower su Instagram, ma sei quel ragazzo che è cresciuto insieme a loro al campetto, alla piazzetta, come la chiamiamo noi. Uh-huh. Capisci che comunque è importante quel legame che esiste, sì, tra tutti loro. Wow. Quindi adesso abbiamo capito chi è Isabo, uh-huh. Ma vorrei che ci raccontassi un po' più qualcosina su di te proprio. Su di me, Isabo. Io sono Isabo, a.k.a. Nimi Abdullah, nato in Costa d'Avorio, piccolissimo, venuto qua subito, cioè okay. non ho fatto manco un anno, venuto qua subito, cresciuto in Italia con la madre, uh-huh. Ex calciatore? Sì, tanto giocavo a calcio e... poi ho dovuto scegliere una via, ho scelto la via dei social e piano piano... Ma perché hai scelto i social e hai lasciato da parte il calcio? Perché non eri bravo? No, però... Poi, quando vuoi, facciamo delle partitelle, ti insegno qualcosa. Perché mi hanno detto che in Ghana il calcio non va così tanto, capito? Ah, questo lo dici te? No, e... Ho scelto i social perché... Io amavo fare i video, bro. Cioè, io magari andavo a volte andare all'allenamento, per me era uno sbatti, mm-hmm. Capito? Quindi lì capisci che sai giocare, ma non hai così tanta voglia di essere un calciatore. Però se io sapevo che dovevo restare 5-6 ore davanti al computer a montare un video, ero più mm-hmm. felice che andare all'allenamento, capito? Che sì. Anche quello lo sbatti comunque, è la parte più brutta, cioè più brutta, più noiosa comunque del tuo lavoro, sì. Più impegnativa anche. E mi sono reso conto poi che a un certo punto ho detto no, io voglio fare questo. Ho dovuto scegliere, anche perché mia madre spendeva l'ira di Dio per iscrivermi a calcio. A calcio? Esatto, e quindi ho detto, guarda, piuttosto che far spendere mia madre, fargli pagare la quota dei 350 euro all'anno,
faccio pagare un telefonino oppure un mini computer e quello mi dirà mi dura una volta e ce l'ho per sempre. Sì. E da lì poi ho cominciato a ingrannare il video. Ok, e family? Quanti siete? Siamo due, cioè siamo due. Due fratelli e sorelle, una sorella, mio padre e mia madre. Ok, quindi siete due fratelli? Sì, no, una sorellina, sì, due fratelli, sì. Sei più grande? Sono il più grande, sì. Il gang siete della casa allora? No, sono, anzi, lei è quella più agitata. Io sono molto calmo. Sicuro? Molto calmo, sì. A casa molto, poi fuori. Sui social sembri... agitato, sì, mi piace, perché davanti alla telecamera... ti trasformi? Sì, dici. Sono un'altra persona, perché mi sento libero, cioè, mi sento più me stesso, dico ok, io posso fare qualsiasi cosa davanti alla telecamera, nessuno mi giudica perché l'ho deciso io di fare, e quindi è bellissimo. Poi dopo io ho sempre cercato di distinguere la mia persona dal mio personaggio, ok? Io sono quella persona che comunque quando si sfoga sui social comincia a parlare degli argomenti così, comincia a essere euforico, questo. Quando deve fare dei lavori, sa quando deve essere, deve esagerare, sa quando deve essere serio, sa quando non deve essere serio. E nella vita reale sono un ragazzo come tutti, che parlano, scherza, eccetera, eccetera. Non sono sicuramente introverso, penso che l'hai visto anche tu, c'è una persona che parla, tranquillo. Non sono introverso che sto zitto così, non parlo con sta nessuno. Nel suo. Sì, ma non sono manco così tanto pazzerello. Sei in mezzo? Sì, ecco, bravo, sono in bilico, sono lì. Sei mai tornato in Costa d'Avorio? Sì, tante volte. Tante volte sto pensando anche di tornare quest'anno. È bellissimo, è bellissima la Costa d'Avorio, è bellissimo il mood, i nonni, e ti aiuta anche a scendere per terra l'Africa. Perché io ho vissuto tre strati della mia vita, ok? La prima è quando andavo in vacanza e vedevo quelle persone che veramente, gente che veramente a livello economico non sta molto meglio di me. O quanto me, capito? Sicuramente inferiore, non tutti ovviamente, ma felicissima. Vivace, voglia di... Cioè, io c'ho... Fai 5 euro nella tasca, stasera che si fa, raga? Andiamo a prendere questo, giochiamo questa sera, giochiamo, ci muoviamo, metti un po' di musica. La gente è vivace, la gente è felice. Poi mi rendo conto dello secondo strato, che è quello di essere in Europa, che i miei genitori vivono di stress continuo. E hanno due figli. E io conosco, io ho delle amiche che sono sette in famiglia, bro. Capito? È un problema. È ovvio che poi dici, i miei genitori sono così. In Europa vivono uno stress pazzesco. E poi c'è lo stato più, un po' più grande, che è quello che vogliamo tutti raggiungere, cioè l'essere bene, il benessere proprio. Quindi stare bene economicamente, vedere i tuoi genitori in buonissima salute, te stesso in buonissima salute. Non ti chiedo di essere ricco quanto Jeff Bezos, ma comunque di stare bene, capito? E questo è lo strato che tutti noi, penso anche tu, cerchiamo di raggiungere tramite la nostra passione, che è comunque registrare video, eccetera, eccetera. Tu l'hai raggiunto, no? Più o meno. Dai, no, ancora no, siamo lì quasi. Diciamo che sono a un buon punto, ma stiamo cercando di muoversi bene. Piano piano. Sì. Allora, vediamo, cerchiamo di non perdere tanto tempo. Direi che comunque le scuole le hai fatte qua e tutto. Cosa hai studiato a scuola? Io ho fatto... Allora, ho iniziato il liceo, liceo classico, ho fatto l'economico sociale. Ok. Poi mi sono reso conto che non ero tanto classico e nemmeno un po' economico sociale. E quindi sono andato a fare poi accoglienza turistica, quindi tutto quello che è il settore turistico, guida turistica, eccetera, eccetera. Poi comunque amavo viaggiare anche, quindi comunque informarmi su come muoversi nel mondo era quasi la mia seconda passione tuttora, oltre a fare video mi piace tanto muovermi. Okay. E ho finito e... Ora sto, poi mi sono concentrato questi anni su fare video e tutto, e ora sto pensando di iscrivermi a un'accademia artisti per studiare un po' la recitazione. Ah, sì. Ma non lo stai già facendo? Perché ho visto che hai fatto una recita a Zelig. Sì, io tutto quello che faccio adesso è in base alle mie forze, però comunque è importante anche sapere delle tecniche, un po' di più di... come muoversi, capito? Io sono andato su Zelig solo con le mie forze, con un autore che mi ha aiutato a muovermi un po', però vorrei proprio studiarla, capito? Ah, bello, dai. Vediamo, quando è che è iniziato tutto ciò? La vita da, diciamo, influencer, si può dire? Creator, influencer. Esatto. Perché c'è una grandissima differenza tra queste due persone. No, la vita da creator per me è stata... È iniziata, posso dirti la verità, è stata quest'anno per me. Cioè, l'ho vissuta come creator quest'anno,
perché poi io adesso ho un grandissimo team firmato con Shoril, team che mi segue molto bene tra l'altro, che è un'agenzia di Milano. E da quando sto con loro sento proprio l'appartenenza di una famiglia, sento proprio il lavoro presente, capito? Okay. Se vai in ufficio ci sono dei contratti, si lavora, ci si parla, ci si comunica ogni giorno, ci si informa, ci si cerca comunque di aiutare e di migliorare il proprio settore, sia tra chi fa cucina nel proprio IG, tra chi fa il comico, tra chi fa musica, eccetera, eccetera. E è figo perché comunque diciamo che una volta, due volte al mese c'è un brainstorming proprio potente dove si cerca di migliorare comunque il tuo aspetto, la tua immagine sui social. Okay. Ed è fighissimo questa cosa. Prima non era così, prima era io con i miei amici che ho detto prima. Tu da solo. Sì. Tu da solo si viaggiava, si prendevano i piccoli soldini, eccetera, eccetera, non si chiedeva i contratti, eccetera, eccetera. Era tutta roba un po' strana. E ora invece eravamo piccoli, avevamo 16 anni, 17 anni. E ora sta andando tutto molto bene, ci sta lavorando bene seriamente. Wow, quando sei partito com'era? Proprio agli inizi? Ti ricordi i primi video che hai fatto? Una cosa veloce, insomma. Primo video che ho fatto è stato con Samuele. Ho fatto un video Vines, perché al tempo c'era ancora Vines. Allora, stava quasi morendo, ma c'era. In cui avevo comprato la baguette della Lidl. E noi due ci siamo sempre vergognati di pubblicare. Avevamo sempre questi video, avevamo questo video già pronto dove lui prende la baguette della Lidl e mi fa, posso prenderla? E dico, sì, prendi. Poi nel frattempo mi ricordo che la baguette era di mio padre, che mio padre mi avrebbe picchiato. E ho detto, no, bro, è il tempo di dire no, lui l'ha già finita. E poi c'è lo slow motion di io che piango con la canzone triste, tutti quei video lì. E poi non volevamo pubblicare perché ci vergognavamo, con la città, tante persone che parlano. Ragazzini 13, 14, 15 anni, quindi 14 anni avevamo, 15 anni avevamo tanta paura delle persone perché le persone sono crudeli, capito? A un certo punto abbiamo detto, senti, non ce ne frega, postiamo. Abbiamo pubblicato nel 2017 e ha avuto un riscontro, non chissà quante views, 100 views se non sbaglio, che sono tantissime. Vabbè, sì, però comunque tanti commenti dei nostri amici, oh, avete spaccato, che stupidi, avete fatto ridere. E poi da lì ho detto, vabbè, la gente si è messa a ridere, hanno capito un po' le vibes, continuiamo. Ok, quindi sei partito con Samuel? Sì, con Samuel. E quando è successo che Samuel ha dovuto prendere un'altra strada, tu un'altra... Ma non è proprio successo, sai che è ricevuto un'offerta, ok? È dovuto partire per Fermo, che è un altro campo, era non tanto lontano, ma un po' lontano da casa nostra. Ed è partito, ovvio che dici, hai 800 follower, se ti iscrive una squadra di Serie C, ti dice vieni ad allenarti da noi. Subito. Ovvio che tra 800 follower e una squadra, anch'io l'avrei fatto. Ma poi tu giocavi a quei tempi? Sì, io ancora giocavo. Ok. Giocavo da junior. E quando lui è partito, abbiamo provato a fare dei video insieme, comunque senza mollarci, capito? Poi ci siamo resi conto che i tempi erano lunghi, troppo lontano, e piano piano io continuavo a sparire nel canale come personaggio. Però poi quando tornavo facciamo dei video insieme sempre, ma anche tuttora se lui torna, io sono qui, se c'è una bella idea la facciamo, la pubblichiamo su Isabu, perché Isabu alla fine siamo sempre noi due. Ok, che periodo è che proprio puoi dire che comunque la gente si è accorta di te? 2020 ogni video faccia 100.000 visualizzazioni, avevo una fanbase pazzesca, gente che mi scriveva, bro devi venire, ma io ero piccolo, non capivo la potenza, cioè nel senso io andavo nei posti, mi fermavano e dico chiamavo i miei amici e dico, ma raga, ma perché mi fermano? Cioè cosa è successo? Capito? Non capivo. E era strano perché uno non amava fare video ma non foto, ok? E quindi quando mi chiedevano di fare le foto non sapevo mai cosa fare, sempre impanicato, cose. E ho chiesto a uno dei miei amici, gli ho detto, bro, ma cosa sta succedendo? Non è strana questa cosa, perché queste persone, io finché lo vedi sui social dici, ah è figo, cavolo, sto andando, ci sono tanti commenti,
poi vedi persone dal vivo che ti dicono bro tu mi fai morire, quando sono triste guardo i tuoi video, mi cambi la giornata, dici oh io sono importante per quella persona, sono importante anche per quell'altra, anche per altre persone, e poi cresci, il tuo profilo comincia a fare 100.000, 200.000 followers, dici sto creando una famiglia, capito? E è la cosa più bella soprattutto, è la prima volta che io li ho incontrati tutti. Io ho detto a mio amico Roberto, ho detto Roby guarda, guardiamo su Instagram, sulle Insight, le persone che mi seguono di più in base ai paesi e in base alle città e andiamo lì. Andate lì proprio a incontrare. Sì, andiamo lì, mettiamo una storia qualche giorno prima, andiamo lì. E avevo 10.000 follower quando l'ho detto. E Roberto mi fa, ok, controlliamo. Verona era. Ho messo le storie, amici di Verona ci siamo. Tutti, quando vieni. Ho detto, così allora ci vediamo in Piazza Braggio, vedi 13, numero, non mi ricordo il mese, comunque d'estate. E mi aspettavo 10 persone, perché per me era tipo andare in vacanza a Verona, farmi un giorno a Verona con i miei amici, tanto metto la storia così, vediamo se la gente arriva, capito? Metto, vai, arrivano se va bene, io faccio a Roberto, ti immagini arrivano 10 persone, ma che figata, se arrivano 10. Cioè, per te 10 erano già abbastanza. Capito, bro, ma è arrivata una cinquantina, sessantina di persone, bro, non riuscivo a camminare in Piazza Bra. Degli spagnoli mi fermavano e mi chiedevano le foto perché pensavano che io fossi famosissimo. Da lì sono tornato in macchina subito perché non ero abituato a... E ho guardato Roberto e ho detto, bro, cos'è questa cosa? E Roberto mi guarda e mi fa, fratello, stai creando una bella situazione. Sono fiero di te. E quel sono fiero di te era troppo importante per me. E da lì poi si è continuato, ho fatto da altre tappe, tra Roma, Milano, il Duomo, è stato pazzesco. Peggio di vero? Peggio. È stato bellissimo. Poi ho conosciuto altre persone che lavoravano in questo mestiere. Quindi nel tuo piccolo... che tu pensavi fosse piccola, avevi già creato una cosa grande fuori. Sì, ma io tuttora penso sempre che sto nel piccolo, capito? Sembra quasi, non so perché, non so se sono io, però sembra quasi che non ho fatto niente per me nella mia testa. Nella mia testa, nel mio cuore, nei miei pensieri, non ho fatto assolutamente niente. È poco. Cioè, perché tu sai che puoi fare di più, capito? Poi ovvio che se arrivi in un livello in cui sei affermatissimo che non puoi più uscire di strada, cose, ti rendi conto che sei riuscito. Però devi avere quella fame che rimane sempre. Poi la fame rimane finché non sei sazio, capito? Quindi vuol dire che io ancora non ho ancora mangiato bene. Forse ho fatto aperitivo. Possiamo dire. Aperitivo. Ok, vediamo. Ma c'è qualche giorno in cui sei triste? Perché comunque... ci vediamo sui social che comunque sei sempre sorridente, sempre. No, triste forse ogni tanto con i miei, con mia madre, perché c'è una cosa che tra l'altro già come avevo comunicato anche sui social, c'è stato un periodo in cui io non ho più fatto niente perché mia madre è stata ricoverata. È stata trattata malissimo dall'ospedale, che se ne stavano quasi mandando nell'aldilà, e quello mi ha fatto stare triste, proprio, ma triste nel livello che non riuscivo ad apprendere il telefono, capito? Io ho tolto il telefono, sono andato in un African shop, ho comprato i telefonini piccoli con un numero salvato, quello di mia madre che era dell'ospedale, e chiamavo solo l'ospedale per sapere, non guardavo social, non guardavo foto, non uscivo con nessuno, i miei amici venivano sotto per parlarmi, gli stessi quattro di sempre. E lì sono stato triste. Il resto difficile, perché mia madre mi ha sempre insegnato a sorridere, capito? Mia madre mi ha sempre detto, quando sono piccolo, sono cresciuto solo con mia madre all'inizio, poi mio padre è arrivato in seguito, cresciuto solo con mia madre, e mia sorellina, io ho fatto da mia sorella, io ho fatto anche da padre, capito? E mia madre andava a lavoro all'una a volte e tornava a casa a mezzanotte, l'una del mattino, capito? E mi prendevo cura di mia sorella. E io vedevo mia madre tornare a casa dopo tutte quelle ore di lavoro. Io cucinavo per mia sorella, era piccolissima, quindi la cambiavo, la portavo all'asilo, andavo a prendere. Ho dato pure un permesso, facevo le medie, quindi ho un permesso a scuola per andare a prendere mia sorella, per lasciare mia sorella e entrare alle 8:30, se no non ce la facevo. E mia madre tornava all'una e mia madre è sempre felice,
Sempre, non c'è una volta in cui mia madre è triste, anche quando la vai a vedere all'ospedale è felicissima. E dico, wow, io perché dovrei essere triste? Cioè, vedo mia madre farsi veramente un mazzo così per pagare l'affitto, darci da mangiare a noi, e sorride, è felice perché magari vede che i suoi figli stanno dormendo a casa, al caldo, tornano al lavoro, che è stanca ma è soddisfatta perché i suoi figli stanno bene, capito? Studiano, possono permettersi di andare a giocare a calcio come me, si paga la quota, eccetera, eccetera. Ho detto, se lei è felice, cioè io per quale motivo dovrei essere triste, capito? Triste mai, mi arrabbio ogni tanto, sì, ma anche a volte per questioni lavorative, ma non sono mai triste. Triste è difficile. Difficile, la tristezza per me non neanche assenso. La ragazza ti può rendere triste, no, sono non ti molla, ti lascia, sono felice, sono molto tranquillo con le ragazze. Vediamo, molti creator, no, si lamentano che oppure afrodiscendenti, no? Uh-huh. Si lamentano che spesso gli succedono atti di bullismo, nel senso razzismo, uh-huh, pregiudizi, no? Te queste cose qua ti sono mai capitate? Comunque sento un creator di colore. Sì, ma non ho mai dato peso. Uh-huh. Sai che io nei social non ho mai dato peso a niente, tranne... Allora, io nei social non ho mai dato peso a niente, tranne in una cosa che tuttora mi pesa. Mi sono sempre sentito messo da parte. Messo da parte? Da tutti. Ma non solo, ma non dalla community. La community proprio black. Uh-huh. Sono sempre sentito un po' quello... Dai, Isabo, lo chiamiamo quando serve. Quando ne hanno bisogno. Sì, è brutto. Io ho sempre lavorato da solo. Ogni cosa che faccio non ho mai avuto bisogno di un altro influencer o di un altro creator per lavorare. Se faccio collaborazioni con loro, ben venga. Però non sono mai stato obbligato a fare video con loro. Capito? Io il mio personaggio l'ho creato da solo. E alcune volte vedo proprio anche loro magari stare in gruppo, ma mi sento proprio poco cagato. Anche magari quando fanno dei format per i black, degli eventi per i black, non tutti, non voglio adesso generalizzare, perché magari adesso finisco questo video, stasera mi scrive qualcuno, capito? Però sempre sentito molto... Escluso, intendi? Escluso. Però questa cosa non mi ha dato fastidio, anzi ho detto... Quando mi scriveranno non sarà troppo tardi. Quindi insomma vorresti dire che vorresti essere più, cioè dovrebbero coinvolgerti di più, nel senso... Io non so se è il mood proprio delle persone che è così, però io penso che noi siamo una community veramente bella. Cioè, in Italia, soprattutto su YouTube, che ultimamente stanno facendo tantissime persone, tra Douglas, King, eccetera, eccetera. E vedo comunque che c'è tanto content. Siamo forti, uh-huh, ma non siamo uniti. Quello che manca. Mai uniti, litighiamo per soldi, litighiamo per cavolate. Ma non voglio sembrare il tipo il guru della situazione che lui è libero, capito? Però, bro, se noi ci aiutiamo, diventiamo una cosa pazzesca. E puoi chiederlo a qualsiasi youtuber nero che è in confidenza con me, tra Douglas, tra IJC, ragazzi che fanno Smash Up Estalo, l'altro... Sono sempre stato il primo a dire quando andrò a questa cosa. Sempre stato il primo, nessuno. Cioè, puoi chiedere a tutte le persone che mi conoscono, mai detto no, lascia questo nero da parte. No, io ho sempre detto se ci uniamo, siamo qualcuno. Però mi escludono sempre. Quindi alla fine mi tocca lavorare sempre da solo, capito? Sempre da solo. Sì. Quindi a noi, insomma, manca l'unione. Sì, manca l'unione, ma si creerà piano piano. Siamo una bella community, soprattutto con i giovani. Wow. Speriamo. Speriamo, dai. Speriamo. Allora, capita spesso che ti dicono che te la tiri e che magari qualcuno ti scrive per collaborazioni? No, ma io me la tiro. Te la tiri? No, scherzo. No. È difficile. O me lo dicono dietro le spalle, mm-hmm, non ho mai sentito. Forse a Iesi nella tua città. Sì, perché vabbè, sono dei ragazzini. Alcuni non esco tanto a Iesi, okay? Sono sempre con i miei amici, nascosti, andiamo a giocare a bowling ogni tanto. Non ti vuoi far vedere? No, non è manco quello, è che non è piccola la città. Cosa devo andare per il corso a fare cosa? Preferisco stare in un impostiglio chiuso con i miei amici e divertire, parlare di cavolate, capito? Ridere tra di noi. Però no, mai, vabbè, se me lo dicono poi non mi interessa, perché sincero, le persone che mi conoscono sanno benissimo che io non sono così. Poi perché, cioè, non me la tiro di cosa, cioè
Cioè, un conto se mi dici sono un personaggio importantissimo, ricco, dico che okay, magari il mio comportamento svaria in base al mio lifestyle e mi dispiacerebbe. Ma bro, sono povero, cioè non sono Isabo, cioè sono Isabo, dai, non sono chissà chi. Allora, Sabo action, reaction, come si dice? Sì. Sabo action e Sabo game. Giusto? Sì. Parlaci un attimino brevemente di queste due cose, quando sono partiti. Allora, io metto un timbro su tutto quello che faccio. Quindi se faccio un vlog lo chiamo Isa Vlog. Okay. Sabo Vlog. Se chiamo, faccio una reaction, lo Sabo Action, faccio in game a livello di contenuti, lo chiamo Sabo Game. Semplicemente perché voglio tutto mettere il mio nome, capito? Okay. Il mio timbro, il mio format. Le reaction sono partite quest'anno perché io penso che dopo anni di video parlati sui social cresco e mi rendo conto che ho bisogno di ampliare la mia situazione diciamo di contenuti. Uh-huh. E ho pensato di mettermi su YouTube, okay. che è l'unica piattaforma in cui non ero, perché io stavo su Instagram e TikTok, poi YouTube ancora no, e ho aperto YouTube da tanto tempo, però ho iniziato a fare video proprio un anno fa, diciamo, da un anno, e ho iniziato a fare le reaction perché ho sempre amato ascoltare. Io stavo a casa, dicevo, ascoltavo le canzoni delle nuove uscite e impazzivo da solo. Ho detto, oh, ma invece di impazzire da solo senza telecamera, accendiamo la telecamera, ascoltiamolo insieme alle persone che mi guardano. E poi loro nei commenti diranno quello che ne pensano. Quello che ne pensano, ok? E poi è partita così la Sabo Action. Ha avuto un bel riscontro delle persone, sta andando molto bene. Ora stiamo cercando di aumentare comunque i contenuti, perché sto cercando di fare adesso una song in un'ora, cercando di fare nuovi contenuti su YouTube e portare comunque queste vibes stile un po' americano anche in Italia. Fai delle facce strane quando fai i tuoi reaction. Sono dei reaction. È un dissing in questo, però. Fai delle facce strane, espressioni strane quando fai i tuoi reaction, che è diverso dai soliti reaction che vedo. Mm-hmm. Magari vedo un reaction, lui parte con la musica, dice quello che dice la canzone, spiega, poi via. Te invece fai anche le facce strane. Sì, perché io ho sempre detto, non sono un producer, non sono un cantante, non me ne intendo di musica, sono un ascoltatore. Uh-huh. Mi piace ascoltare, divertirmi, e quindi non posso stare lì, non posso giudicare la canzone io. Uh-huh. Perché giudicherei soltanto magari delle cavolate, non posso dire, ah, secondo me il beat è fatto male, perché non so niente di quella roba. Non posso dire, secondo me la strofa è... Dico quello, secondo me magari posso dire, guarda, la strofa mi è entrata di meno. Allora, perché non posso, tu mi dici, ok, tieni il beat, fa con la musica, non lo so fare. Capito? Sì. Però ascoltandola, le mie espressioni facciali escono da sole. Perché io sono così. Come ho detto prima, davanti alla telecamera sono un'altra persona. Davanti alla telecamera sono pazzo. Poi quando è la mia telecamera, nel mio studio, da solo... Tutta un'altra cosa, non c'è più confidenza, è il mio migliore amico, capito? Parlaci un attimo di Zelig, com'è stato a Zelig? Figo, prima esibizione nella mia vita. Proprio la prima? Prima esibizione proprio su un palco pesante come quello di Zelig, è molto importante. È andata molto bene, ho avuto due mazzi così, perché sono andato con un testo abbastanza pesante. Pubblico piaciuto, anche fuori sono uscito, mentre uscivo le persone mi fermavano e mi dicevano, sei veramente forte, continua così, speriamo di rivederti. Il mio team, Shuril, era molto felice. Uh-huh. Adesso stiamo continuando a lavorare su questa cosa, che tra l'altro tra poco avrò un altro spettacolo a giugno. A Zelig sempre? No, questa volta mio. Ah, ok. Ah, fai uno show proprio tuo? Questa volta sì, proviamo. Wow, è bella, una cosa bella grande allora. Sì, è una cosa bella, bella importante, più che altro. Ma più che grande è importante, perché... magari potrebbe essere l'inizio della nuova era, un nuovo lavoro, di un nuovo contenuto in più da portare anche sui miei social. Wow. Vediamo. Come la vedi la scena afrodiscendenti qua in Italia? In che senso come la vedi? Cioè, come vedi la situa degli afrodiscendenti? Perché no, allora... parlano sempre di afrodiscendenti, non si aiutano fra di loro, non... Tanto, penso che avresti anche tu parlare di questa cosa qua. Come ho detto prima, io mi sono sempre sentito un po' escluso. Uh-huh. Ok, oltre togli essere nero, che penso è una delle pagine più belle che possa esistere, che comunque ci rappresenta tantissimo, anche se ogni tanto per delle persone sgarra, però per me è una pagina che mi ha sempre supportato, sempre aiutato. Il resto...
Il resto è brutto, perché comunque io sono una persona che scrive. Mm-hmm. Io se vedo un nero che spacca, non per forza nero, un afrodescendente che spacca, gli scrivo, bro, il tuo video spacca, bro, continua così. Io a volte posto dei video, la gente guarda e poi vengo a sapere che ridono, cioè magari ridono nei commenti, ma non so, ci sono persone, influencer famosi, adesso non faccio nomi perché non ho voglia, ma loro lo sanno, che tra l'altro persone che non seguo più, che nei amici stretti, bro, vanno a parlarmi male dietro, che schifo di video, ma poi nei commenti, ma nello stesso video, stavano ridendo. Uh-huh. E mi sono reso conto che comunque noi abbiamo un potenziale fortissimo la afrodiscendenza, tra musica e social, che stanno facendo 3.000 cose, ma appunto facciamo fatica ad aiutarci, ma non è finita qua, questo è quello che ho sempre pensato, ma adesso sto vedendo proprio molte persone entrare, tipo io, Douglas e King siamo stretti. Uh-huh. Adesso abbiamo che i JC, che sono nuovi youtuber che stanno andando fortissimo, abbiamo altri comunque ragazzi che comunque ci stanno aiutando, quando tipo Sabo Game l'ho fatto con i JC e i BP, quindi diciamo che non sono tutti così, però ci sono quelle persone che preferiscono stare nel loro. Non voglio dire se la tirano, perché non le conosco, come ho detto prima, non ti conosco, non posso giudicarti, però fidati che se tu c'hai quel potenziale e io ho il mio, li uniamo insieme, potrebbe venire una cosa bellissima, la bomba, come potrebbe diventare una cosa brutta, assolutamente. Quindi questa è proprio una cosa vera, cioè insomma di noi ragazzi di colore, che magari se vedo un fratello che sta salendo, piuttosto lo tiro giù invece che di aiutarlo. Purtroppo in alcune situazioni è così, però in altre invece no, tipo di Kelly, no? quando ha fatto il Black. Mm-hmm. Io ho conosciuto tantissimi afrodiscendenti nel primo Black, che abbiamo lavorato tantissimo insieme, persone veramente forti. Ho conosciuto degli afrodiscendenti che facevano lavori simili al mio, o comunque a livello anche editoriale. Io mi sono detto, wow, esistono veramente, cioè esistiamo, ci siamo, non siamo così chiusi nel nostro, ci siamo così tanti. E quindi ci sono dei momenti in cui capisci che comunque l'unione fa veramente la forza. Infatti io ringrazierò tantissimo e sempre questo ragazzo che mi ha invitato, che è appunto Michele, che mi ha invitato al Black, perché mi ha conosciuto veramente tante persone e mi sono reso conto che l'afro in Italia sta veramente facendo del bene, ma anche nel cuore degli italiani, secondo me. Degli italiani, aspetta, perché poi sembra che noi non siamo italiani. Nel cuore delle persone che magari avevano una mentalità diversa dalla nostra, che la pensavano diversamente. Appena dico degli italiani, magari la gente mi taglia le gambe qui. Intendi le persone che magari la pensavano diversamente? Sì, esatto, esattamente. Ok. Ma quindi ti chiedo: fa più male ricevere commenti negativi da parte dei ragazzi di colore oppure da parte dei ragazzi qua, diciamo, italiani? Non cambia. Se sono persone di persone nere o persone bianche, non è uguale. Per me è sempre un commento negativo. Poi dipende dal commento, perché se tu mi dici, guarda, il tuo video non mi piace, non mi ha fatto ridere, dico va bene. Se tu mi scrivi e mi dici, mi insulti per cominciare, io capisco che tu sei una persona da lasciar perdere proprio. Non ha differenza. Cioè, chi dice che se mi commenta male un nero è gravissimo, perché il nero non mi ha aiutato. No, bro, ti ha commentato male perché magari non gli piaceva il contenuto, tutto qua. Se lo commenta nero o un bianco è la stessa cosa, basta piangerci addosso. Parlaci brevemente dei tuoi contenuti. La parlatina veloce, i cambi di personaggi. Sì, questo è quando ero più piccolo. Allora, la parlatina veloce è nata perché volevo differenziarmi da tutti, perché nessuno lo faceva, poi dopo hanno iniziato a farlo altre persone. Mi sono inventato le parole: fagiolo scaduto, detersivo a basso costo, porca Maria sole di pomeriggio, perché non volevo dire parolacce, e in tal modo che mia madre non capisse che se io stessi dicendo parolacce, tipo stronzo, gli dicevo sei un fagiolo scaduto, capito? Io li insultavo, ma mia madre rideva, cioè guardava e rideva. Mi sono detto, funziona, quindi anche un bambino può dire fagiolo scaduto, che magari non è un insulto. Uh-huh. Però lui magari quando è arrabbiato dice un altro bambino fagiolo scaduto e siamo tranquilli, nessuno ha detto una parolaccia, capito? È andato tantissimo, le persone hanno detto wow, cos'è questo pazzo, cosa sta dicendo così. È andato molto bene, adesso mi sto questo devo far capire alle persone che io non sono col, cioè oltre a io parlo italiano, lo parlo bene. Okay. Penso che lo sì, vabbè, stiamo parlando. Capito?
cioè io lo so scandire, capito? Non sono quell'Isabo di fagiolo scaduto di detersivo a basso costo. Quello è un personaggio che comunque ho saputo tantissimo, per tantissimo tempo, diciamo, recitare. Ma io sono una persona non stupida. Uh-huh. Perché è brutto quando pensano che, visto che fai ridere, devi essere per forza un po' stupido. Sono una persona intelligente. Vabbè, non sono così intelligente. Però comunque sono una persona che ragiona, e devi cercare, più cresci, più cambi un po' i tuoi contenuti. E quindi adesso sto cercando di buttarmi nel mondo musicale su YouTube. Okay. E nel mondo comunque, diciamo, teatrale con la stand-up. Ah, quindi stai diventando un rapper anche tu adesso? Sì, io ho alcuni pezzi fuori ora, tra poco Green Green, no, scherzo, no, non penso di intraprendere mai quella strada, perché non mi piace. Magari pubblicherei qualche canzone su YouTube per scherzare come un YouTuber normale, okay. Ma non farei mai musica seria, tipo abbandonare tutto e fare musica, no, non è il mio. Non c'hai rap nel sangue te? Non c'ho niente nel sangue, c'ho solo... Vediamo, la pallettina veloce, riesci a farci qualcosa adesso come... Ah, vuole fare. Non faccio più questa cosa da più di 2 anni, lo sai. Ah beh, visto che siamo qua, comunque è una cosa breve. Ma sai che era tutto... Cioè, la pallettina veloce era al computer. Al computer. Era la mia voce, io parlavo con la mia voce. E poi velocizzavo. Dicevo, no, com'è possibile questa cosa? Non è possibile che io faccio questo, eh? È giugno, che tutti sono lì, tutti i soldi abbronzati, io ho 2 euro in tasca, ma non è possibile che tu prima mi scorcavi tutti i soldi, adesso sei a Dubai. Mi scherzavo così, parlavo, mi sfogavo. E poi il computer velocizzavo. E la gente a volte quando mettevo le storie dicevano, aspetta, ma tu parli così veloce? Cioè, non sei tu, oppure sei tu, ridai la voce di Sabo, per favore. Eh sì, diciamo tutti così. Cioè, no, è tutto molto in post-production, diciamo. Nice one. Com'è stato lavorare con Massimo Ambruzzini? È bellissimo, bro. Bellissimo. Poi, fan del calcio io, quindi lavorare con Ambruzzini è stato fighissimo. Poi siamo stati a casa sua a indossare già la maglia del finale Champions Milan-Juve, firmata da tutti i giocatori, però è pazzesca. Poi anche indossare la maglia di Steve Nash, tanta roba. Mi sono reso conto che comunque fare questi lavori un po' più grandi ti aiutano tantissimo. Poi una persona d'oro lui, molto bravo con le persone. Apparire in televisione, com'è stato? Seduto lì ti guardi in televisione? È stato strano, fratello. Cioè, te lo giuro, è stato proprio bello. Bello ma strano, perché io ero seduto. C'era mio padre, e mio cuginetto, e Alex, mio amico. Siamo seduti, stavamo guardando. Alex riprendeva. E c'era gente importante, c'era Seedorf in TV che stava parlando. E fa, guardate, spot. E parte la mia faccia. In pre-partita Champions, uh-huh. Da fan del calcio. Sono tutti lì a casa che stanno guardando a quel momento lì. Tutti a casa a guardare la mia faccia. I miei amici che mi scrivono su WhatsApp mi chiamano, ma bro, ma ti ho visto. Cosa gli vuoi dire? È un'emozione unica, non puoi dire niente. Non sai manco come definirlo. Speriamo una di tante altre. E te dentro proprio come ti sei sentito? Realizzato. Ho detto, guarda... Infatti sul post Instagram come io ho detto, mamma, guarda, sono in televisione, perché quando mia madre tornava a luna dal lavoro guardavamo sempre la TV insieme. Mm-hmm. E lei diceva, ma guarda, un giorno sarò lì. E mi faceva, sì, sempre sorridendo, sì, ma vai a prendere la crema che mi fa il massaggio, che devo lavorare domani, ho mal di schiena. Ah, ma fidati di me, sarò lì, un giorno mi vedrai lì. Sì, te lo giuro. E poi mi chiama. Sei in televisione. La mamma? 3-4 anni dopo. Che dici? Cioè, mia madre mi ha guardato in faccia e mi ha detto, me l'avevi detto. Mi ha detto. Wow. Mi ha detto, sì. Piano piano. Stiamo cercando di portare... È una piccola soddisfazione che ti aiuta tantissimo ad andare avanti. Dici, ho fatto questo, ma non vi fermiamo qua. Continuiamo, capito? Cose più grandi. Mm-hmm. Parlaci un attimo di quali sono gli stress dietro il tuo lavoro. Perché comunque noi... Là dietro gli schermi ti vediamo sempre con i video, scherzare, ridere. Uno potrebbe pensare che il lavoro è tutto quello che noi vediamo. No, ma va. Quali sono gli stress? C'è una struttura editoriale lunghissima dietro, dove io scrivo dei monologhi, li registro e li edito tutto da solo. Mm-hmm.
c'è uno stress pesantissimo, soprattutto quando comunichi l'uscita e ritrovi dei problemi a livello di pubblicazione, vai in panico di chiamare 3.000 contatti, ma anche a livello di registrazione. Finché registro le reaction in camera mia, cioè, fai un semplice ti dimentichi di accendere la telecamera, oppure ti spegni e non ti accorgi, è un contenuto buttato e non ritornerà mai come ha fatto One Take così bello la prima volta, e non potrai più, e lì stai male. Cioè, non è come un cantante che dici: ho sbagliato questa strofa, fai pull up di nuovo, io la rifaccio. Oppure ascolti la canzone finita e dici: questa parte non mi piace tantissimo, la rifaccio. Se io registro un video con tante persone, dopo ognuna di quelle persone va a casa. Sono da solo davanti al computer a guardare le clip. E se una clip non va bene, non è che posso chiamare e dire: raga, torniamo tutti insieme lo stesso giorno, alla stessa ora, in quel momento, dobbiamo fare questa scena. No, non funziona così. E quindi stare sempre molto attento, sempre rompere alla gente, fai questo, fare più take, registrare più volte le stesse cose. C'è un lavoro bello grosso dietro. Però la gente magari su YouTube vede quell'8-10 minuti di video, oppure su Instagram vede quel minutello di video. Però è giusto così. Noi al cinema paghiamo 9-10 euro per vedere un film di un'ora e mezza, poi magari ci hanno messo mesi e mesi di lavoro. Giusto, funziona così. È il mondo dell'intrattenimento. Quando vai a vedere lo spettacolo, un'ora di spettacolo, magari lì per scriverlo, ragionare, le prove, cose, nessuno lo vede. Questa cosa mi ricorda anche una volta che ho fatto un'intervista, tutto bello contento perché avevo incontrato una persona abbastanza conosciuta. Registriamo, non sapendo che, perché ero da solo. Dopo un po' mi accorgo che la fotocamera non stava registrando. No. Dopo 20 minuti. Allora ho detto: aspetta un attimo, vado lì, e lui fa: bro, io comunque non ho più tempo, devo andare via. Madonna. Io ho detto: ma vabbè, così è brutta, fra. Sono rimasto proprio come un nerd, vabbè, speriamo di ribeccarci un giorno, perché sono una di queste cose qua che comunque c'è da stare attenti quando bisogna fare questi lavori, perché un piccolo sbaglio potrebbe causare chissà che cosa, anche il tuo morale. In tutto. È dura, però ce la faremo. Sì, per forza, è la nostra passione, quello che volevamo fare da sempre. L'ultima domanda, andiamo. L'amorosa come sta? Sta molto bene. E niente, siamo tranquilli. Ma lo sanno tutti che sei fidanzato? No, non lo sa nessuno. Questa è una cosa che adesso lo saprete tramite questa intervista. Sto fidanzato, sto bene. Isabu prima mi stava dicendo che comunque è un ragazzo molto dolce, romantico. Non so se. Voglio uccidermi così. No, vabbè, sono molto tranquillo con la mia tipa. Molto tranquillo e io voglio bene. Come un Isabu romantico? Un Isabu romantico è un. Ah, ma io sono un G, bro. Sì. No, io sono. Sono tranquillo, non stavo romantico quando sta con la ragazza. Cioè, comunque la ragazza non è solo quell'ispirazione di donna, è proprio una. Quella persona che quando stai con lei è quasi un amico, capito? Stai tranquillo, cioè, non penso più a video, non penso più ad altro, penso solo a passare un bel momento insieme a lei sempre o dovunque. Ma come stare con degli amici? Sono uguali, bro. Cazzo. Ok, dimmi una cosa romantica. Anche Black Mill è fidanzato. Pure Black Mill. E lui è il mio fratello. Una cosa romantica che faresti all'amorosa, cos'è? Una cosa romantica. Romantica? Sì, una. Una sola? Sì. Allora, che farei alla mia ragazza? Sì, so che sia un regalo, che sia che sia una frase. La sposerei. Ok. Scherzo, però. No, la porterà a Parigi. A Parigi? A Parigi, capito? Vacanzetta, io e lei, tranquilli. Quando avrò tempo e avrò soldi. Ok, bro, noi ti ringraziamo per le chiacchiere. Grazie mille, fratello. Isabu, comunque potete seguirlo su Instagram e tutto. Sapete come no. Grazie a tutti e ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti.